Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Face to Face. Il nostro ospite di oggi è Umberto Spadafora, Credit Specialist di 24 Max. Buongiorno Umberto. Buongiorno Jennifer. Oggi siamo con Umberto perché Umberto Spadafora è entrato a far parte della rete di 24 Max ad agosto 2020 e ha subito iniziato la sua scalata professionale, tant'è che si è posizionato al 16° posto nella classifica dei consulenti creditizi della società di mediazione creditizia, grazie a un fatturato che ha superato i 3 milioni di euro. Allora, Umberto, intanto congratulazioni. Immagino che Grazie. sia una grossa soddisfazione raggiungere insomma il 16° posto in un solo anno in pratica. Grazie, grazie Jennifer. Sì, effettivamente è una soddisfazione e direi che è la conferma delle statistiche di 24 Max, per cui le persone che entrano, tutte tendenzialmente come sottoscritto con esperienza, vedono una crescita abbastanza importante dei loro fatturati già nei primi 2 anni. Credo che le statistiche parlino di un incremento, di una crescita del circa il 50% anno su anno e questo insomma mi dà una grande soddisfazione. Peraltro, siccome è una classifica fatta di persone sane e di una bella rete di persone di cui ho una grande stima, mi fa piacere essere in mezzo, diciamo, a sgomitare in mezzo a una platea di persone con cui mi piace confrontarmi. E, so che tu lavori a Genova all'interno dell'agenzia Remax Empire, nella quale c'è appunto un corner. E, allora ti chiederei un po', come funziona, cioè quante agenzie immobiliari ci sono a Genova e quanti consulenti del credito di 24 Max? A Genova, se non sbaglio i conti, ci sono una decina di agenzie Remax con qualche InfoPoint o altro, insomma, diciamo una decina, 10-12, ora poi non vorrei dimenticarne qualcuna, non me ne voglia nessuno. A cui se ne aggiungono direi due o tre nell'immediata provincia. I credit specialist sulla piazza di Genova sono, ahimè, dico ahimè perché c'è sicuramente da lavorare su questo tema, solo due, sono io ed un altro collega, a cui si aggiunge, allargando un po' il ragionamento alla regione, una gentile signora che lavora a Savona. Dico sicuramente che c'è da fare, c'è da lavorare su questo tema perché insomma, la ricerca di Remax di persone che possono allargare la rete è sicuramente sempre forte e ultimamente mi stanno coinvolgendo in un'attività di reclutamento, di creazione di un team e quindi probabilmente questi numeri avranno un'evoluzione nelle prossime settimane o mesi, quindi l'auspicio è questo. Immagino, e, a livello pratico, proprio come funziona? Essendo due per 10-12 agenzie, non potete trascorrere tutto il tempo in una sola agenzia. Quindi, proprio come a livello pratico, come fate? Quanti giorni trascorrete in agenzia? Come entrate in contatto col cliente e come vi relazionate proprio con i vostri colleghi agenti immobiliari? A livello pratico, il lavoro si svolge prevalentemente negli uffici di radicamento. Io in questo momento vi sto parlando dal mio ufficio, che è presso l'agenzia Remax Empire. Dopodiché non c'è alcun vincolo a lavorare presso altre agenzie della rete, per assurdo anche presso altre agenzie non di Remax, e questo lo dico sottovoce, ma insomma è uno dei valori di 24 Max è non aver vincolato il nostro lavoro esclusivamente alla rete Remax, quindi ci dà la possibilità di lavorare in maniera un pochino più allargata, e questo beneficio dei fatturati. Dicevo, nulla ci vieta di far venire clienti di altre agenzie presso i nostri uffici, oppure addirittura di spostarci in altre agenzie Remax o in agenzie di altre reti. E questo appunto è il modo con cui entriamo in contatto con le persone. Tendenzialmente i contatti ci arrivano dagli agenti immobiliari, oppure da referenze, perché no? Quindi da clienti che passano i nostri nominativi ad altri clienti, questo è un motivo sempre di grande soddisfazione, diciamo di buon lavoro commerciale. E quindi a fronte dei contatti che ci arrivano, noi fissiamo normalmente i primi appuntamenti di qualifica, di identificazione del target di acquisto oppure del miglior prodotto nel momento in cui l'immobile è già stato individuato, dopodiché naturalmente, con il consenso reciproco nostro e dei clienti, possiamo avviare la nostra attività fattiva di costruzione di una richiesta di mutuo e di avanzamento dell'iter fino alla conclusione, insomma, fino all'atto finale. Questo è, in estrema sintesi, lo svolgimento del nostro lavoro. E, in media invece gli agenti immobiliari, per curiosità, quante pratiche vi passano ogni mese?
Beh, più che pratiche parlerei di contatti, nel Sì, senso che poi la è differenza la fa giusto. la nostra capacità commerciale. I contatti potrei dire che sono una ventina, trentina, quarantina alla settimana, dipende dai momenti di mercato naturalmente. Gli appuntamenti che riusciamo a fissare, parlo della mia esperienza, sono 4-5 al giorno per ogni settimana e a fronte di questi poi talune operazioni sono fattibili, talune altre no, talune sarebbero fattibili, ma i clienti non ci danno, diciamo, non ci danno affidamento, quindi insomma c'è poi tutto un mondo di lavoro commerciale che compete a noi. Però i contatti che ci arrivano dagli agenti immobiliari, specie da Remax, sono sicuramente tanti e questo è il grosso valore della relazione. Umberto, immagino che questa non sia la tua prima esperienza a livello bancario o comunque creditizio e volevo chiederti se questo di 24 Max e di Remax è un modello lavorativo che avevi già sperimentato in passato e come ti stai trovando? Diciamo che l'esperienza in ambito bancario in senso lato ormai rasenta i 3 decenni, di cui gli ultimi 10 anni circa sono del mercato della mediazione del credito, quindi insomma un po' di esperienza l'ho maturata nel contesto in generale, ma in questo specifico in particolare. Credo che 24 Max rappresenti nel mercato del credito un unicum, perché è l'unica rete che ha saputo, visto che è interna a una rete immobiliare e di proprietà di una rete immobiliare, ha saputo creare questo collegamento così forte con gli agenti immobiliari. In altre realtà dove mi sono trovato a lavorare, molto spesso il contatto col consulente del credito avviene solamente in situazioni di emergenza o per pochi dei casi che transitano all'interno dell'agenzia. Mentre in questo caso, essendo noi fisicamente, nel bene e nel male, fisicamente presenti all'interno delle agenzie, vediamo praticamente tutti i clienti che transitano e siamo anche sempre a diretto contatto con gli agenti immobiliari, i quali con noi possono scambiare idee, ragionamenti, preoccupazioni e molto spesso siamo di grande aiuto anche nei loro confronti perché talvolta non hanno le idee chiare su come avvengono diciamo certe logiche che sottostanno ai mutui. E quindi secondo me questa cosa è davvero unica perché crea una collaborazione biunivoca, diciamo, con vantaggi da entrambe le parti che in altre realtà non ho mai riscontrato. E, so che 24 Max tiene molto anche alla formazione dei suoi collaboratori. E, come si svolge? Anche quella coinvolge la rete delle agenzie immobiliari oppure a parte? Assolutamente sì, la formazione è un caposaldo di Remax da sempre e lo è diventata naturalmente anche di 24 Max. Si fa riferimento a formazione che la nostra azienda, quindi 24 Max, eroga nei nostri confronti come consulenti del credito con una certa costanza e con una certa qualità, devo dire. Si fa riferimento alla formazione che tipicamente e molto spesso noi consulenti del credito eroghiamo nei confronti di agenti immobiliari perché organizziamo molto spesso delle sessioni formative nei confronti degli agenti proprio per creare questa sinergia, per dare delle informazioni che possono essere utili alla creazione di nuovo business. E non escludo che in qualche occasione sono stati anche realizzati dei piccoli seminari nei confronti dei clienti finali stessi per dare loro le informazioni che servono per affrontare con più serenità questo passo, insomma, l'acquisto della casa e la conseguente richiesta di un mutuo. Che è l'acquisto poi un po' più importante della vita, diciamo. Decisamente sì. E io chiuderei l'intervista chiedendoti tre motivi, se ce li hai, per i quali consiglieresti 24 Max a un collega oppure a un aspirante consulente del credito. Sì, diciamo che qualcosa in testa ho. Direi che è un'azienda giovane e questo può essere un aspetto negativo, ma è un aspetto molto positivo perché è in forte espansione e continua a dimostrare che diciamo, gli ultimi arrivati, tutto sommato, non sono i peggiori, anzi, forti dell'esperienza degli altri, riescono spesso a fare meglio. Questo è già un buon motivo. È un'azienda fatta di brave persone, ecco, può essere banale quello che sto dicendo, ma sia chi gestisce dall'alto, sia tutta la rete è fatta di persone buone, piacevoli, brave persone con le quali è sempre un piacere confrontarsi e con le quali, come dicevo prima, la competizione è sana e aiuta, diciamo, lo sviluppo degli affari in generale. È un'azienda molto attenta alle persone, dove diciamo, la simpatia e il buon umore fanno parte diciamo, delle nostre fasi di reclutamento e delle fasi di gestione dei rapporti in continuità.
Aggiungerei, se posso, ancora una piccola battuta. Siccome sono socio, come tanti altri, di 24 Max, insomma, è un'azienda che consiglio a tutti perché in parte ne sono proprietario, quindi mi farebbe Anche tua. piacere che altri, esatto, che altri entrassero a far parte di questo network e ne godessero dei grandi valori. Perfetto, allora io ti ringrazierei, ringraziamo Umberto Spadafora, Credit Specialist di 24 Max per essere stato con noi. E Grazie, grazie a voi per questa opportunità, è stato un piacere. do appuntamento ai nostri spettatori alla prossima puntata della rubrica Face to Face.